Oggi il Signore, spiegando la parabola della zizzania, cerca ciascuno di noi e cerca in noi la pazienza. Chi ha conosciuto davvero l'amore di Dio ha sperimentato di certo la sua pazienza. Quante volte anche tu hai sperimentato che accanto alla parola di verità, che come grano buono è cresciuta dentro di te e ha illuminato la tua vita e ti ha nutrito come pane buono, come il pane quotidiano, cioè come la volontà di Dio nella quale entrare, ecco come accanto a questo grano sia cresciuta prepotente accanto ad esso la zizzania, la menzogna del demonio suadente, i sofismi così logici con i quali il demonio ti ha spinto a dubitare di Dio, a dubitare del suo amore. E quante volte sei caduto nei suoi tranelli? Quante volte il demonio ti ha dato ragione, ti ha spinto a ribellarti? E Dio ha avuto sempre pazienza con te. Perché ha avuto pazienza con te e non è venuto a distruggere subito la zizzania? Perché Dio ti conosce più di quanto tu conosci te stesso. Dio sapeva che se fosse venuto in quel momento di crisi, in quel momento in cui tu avevi scelto di peccare, di ribellarti a Lui, per strappare dal tuo cuore la zizzania, avrebbe strappato anche il grano buono della sua parola e ti avrebbe distrutto per sempre. E invece, per proteggere il grano buono della sua parola, ha dovuto avere pazienza anche con i tuoi momenti difficili, ha dovuto sopportare anche la zizzania. Ed è esattamente quello che ha fatto con il suo figlio Gesù Cristo, che fino sulla croce ha dovuto sopportare la zizzania del demonio. Ma Gesù Cristo è risorto dalla morte. Sembrava che avesse vinto il demonio, che avesse vinto la zizzania, e invece, proprio con la sua morte e risorgendo, ha vinto la zizzania. Per questo Dio ha pazienza con te, perché vede operare in te il mistero pasquale di Cristo, come lo vede nei tuoi figli, come lo vede nelle persone che sono accanto a te. Allora coraggio, abbi pazienza con te stesso, abbi pazienza con i tuoi figli, abbi pazienza con le persone che sono accanto a te. Prega, chiedi a Dio che protegga il grano buono seminato dentro di te, perché possa dare frutto a suo tempo e avere ragione della zizzania che forse in questo momento sembra avere ragione di te, sembra soffocare la vita di tuo figlio o di tua figlia. Persevera nella preghiera e vedrai che il figlio di Dio seminato in te, il figlio di Dio seminato nei tuoi figli, nelle persone che sono accanto a te attraverso la predicazione della Chiesa, avrà ragione del figlio del demonio, del figlio della menzogna, perché Gesù Cristo ha avuto ragione del padre della menzogna una volta per tutte, che Dio, oltre che paziente, è fedele e porterà a compimento la sua opera d'amore e di salvezza in te e in ogni persona che nei suoi tempi, nei suoi modi, aprirà anche solamente una fessura del suo cuore a Lui. E così tutti, salvati dal sangue di Gesù Cristo, ci ritroveremo splendenti nel regno dei cieli.